Un'amata icona dell'era PlayStation 1. Un fratellone premuroso e un esperimento fallito di uno scienziato pazzo. Ripercorriamo la storia del nostro eroe Crash Bandicoot dalle stelle alle stalle. Li chiamiamo eroi, avventurieri, esploratori, idoli. Questi intrepidi beniamini un tempo erano astri nel firmamento della nostra infanzia. Ma ora scopriremo la verità dietro la loro vita off-screen dando un'occhiata alla verità nascosta. Crash era un normalissimo Bandicoot finché non subì gli esperimenti genetici del Dottor Cortex come parte del suo piano di creare un esercito di animali geneticamente modificati. Crash era come un figlio per me e come ogni genitore ogni tanto dovevo strangolarlo a morte. Crash ne aveva abbastanza. Sconfisse da solo l'intero esercito di animali e in seguito il Dottor Cortex in persona. Ok, innanzitutto non ha sconfitto il mio esercito, li ha picchiati un po', li ha massacrati, costretti ad arrendersi, e inoltre, lui non mi ha mai sconfitto, ha usato i miei laser contro di me e io ho abbandonato il velivolo volando. C'è differenza. Quindi ti sei sconfitto da solo? Sì, cioè, no, voglio dire, sta zitto, l'intervista è finita. Crash si ricoprì di gloria con la sconfitta di Cortex, e si trovò pure la ragazza. Sì, abbiamo avuto una storia. Mi ha salvata da uno scienziato pazzo, cioè dai, quale ragazza non ci starebbe? Il punto è che non parla molto. Tipo, zero. E così l'ho lasciato. Avevo bisogno di qualcuno con cui confrontarmi intellettualmente. No, aspetta. Sei seria? Che stai insinuando? E da lì le cose non fecero altro che peggiorare per il nostro eroe. Si scoprì che aveva una sorella che nemmeno conosceva. E il dottor Cortex era tornato in azione per conquistare il mondo. Avete seriamente paragonato il momento in cui io e Crash ci ritroviamo con i piani di conquista del mondo di Cortex? Forse. Comunque, parlaci del tuo rapporto con Crash. Io ho chiesto a Crash di andarmi a comprare delle batterie per il portatile e non l'ho visto per quasi una settimana. È stato allora che ho scoperto il suo nuovo e inquietante passatempo. Il nostro eroe, Crash, caduto in disgrazia, era diventato un distruttore seriale di casse per colmare il suo vuoto. Ma all'inizio era solo un hobby. Crash rompeva un paio di casse e tutto come prima. Ma poi ha iniziato a cercarle in giro e le rompeva tutte. E se non ci riusciva e non poteva tornare indietro a romperla, si suicidava. Ma è ancora vivo! Beh, sì, aveva ancora 99 vite extra. Vite extra? Sì, quando raccoglie 99 frutti Wumpa, ottiene una vita extra. Raccoglie frutti per ottenere vite? Che cos'è che non riesci a capire? E quando il brivido da distruttore di casse finì, Crash cedette a un nuovo vizio. Crash abbandonò le casse per altre sostanze. Cristalli! Matt? No, veri e propri cristalli! Una volta se ne è fatti 25 di fila! E l'abuso di sostanze geologiche di Crash non si fermò qui. Un pusher anonimo lo introdusse all'uso delle gemme. Io non volevo incoraggiare la sua dipendenza! Volevo solo aiutare il dottor Cortex! Oddio, è colpa mia! Spegnete la videocamera! Spegnete la videocamera! Per ottenere l'aiuto di cui Crash ha bisogno, ci siamo rivolti ad alcuni dei suoi più cari amici. Oh, Tiny, non piacciono i Bandicoot. E dici, perché sei qui? Uccidere i Bandicoot. No, 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 adesso noi siamo qui per fermare le dipendenze di Crash. Tiny ha letto male l'invito. In quanto scienziato pazzo, sono fiero che Crash si stia autodistruggendo. Ma come amico, sono molto preoccupato. Crash,
anche se non hai preso quelle batterie e il portatile è morto perdendo così ore e ore di lavoro, ti perdono. Perché io lo so che da qualche parte dentro al mio cuore io ti voglio ancora bene. È uno sbadiglio o sta piangendo? È uno sbadiglio. Nel prossimo episodio di Behind the Hero, che cazzo è successo a Spyro il drago? Matt! Intendi i cristalli? No, intendo Matt! Ma avete capito chi sono le guest star di questo cartone? Mamma mia, sono emozionatissimo! I doppiatori originali del videogioco Crash Bandicoot, quello dell'era PS1, Andrea Piovan, la voce di Engine, Entropy, Dingo Dile, di Liquid Snake in Metal Gear, e qui fa il narratore, il che ha senso, perché lui è un grande narratore, un grande speaker, l'ha fatto per National Geographic, per la BBC, per Barbara D'Urso, per Cartoon Network, e poi Benedetta Ferraro, la voce ufficiale di Coco Bandicoot e di tantissimi spot, di tantissime pubblicità, anche la voce di Nastassja Romanenko in Metal Gear. Ultimo, ma non ultimo, il grande Walter Rivetti, direttore di doppiaggio, voce di Butters in South Park, che qui fa un personaggio non suo, ma proponiamolo per il ruolo perché è perfetto, e cioè il dottor Embrio in versione pusher di Gemme. E due bravissimi doppiatori emergenti, esordienti, non so come dire, che mi hanno aiutato anche nello scorso doppiaggio, che ti invito a riprendere: Elena Cavalli Carbone nel ruolo di Tona, la ragazza di Crash, e Cristiano nel ruolo dell'intervistatore e Spiro tossico di Matt. Bene, vi lascio qualche take divertente da backstage. Ci vediamo al prossimo video, iscriviti al canale, guarda tutto quello che c'è da guardare perché di roba simile ne trovi tanta su questo canale. Che cazzo è successo a Spyro il drago? Eh? Ditemi voi, che cazzo è successo a Spyro il drago? Che cazzo è successo a Spyro il drago? Nel prossimo episodio di Behind the Hero. Nel prossimo episodio di Behind the Hero. Che cazzo è successo a Spyro il drago? Che cazzo è successo a Spyro il drago?